Allora partiamo subito col fatto che mi hai tirato le orecchie perché mi hai detto ci siamo sempre, diciamo così, sentiti via messaggio, ma non ci siamo mai incontrati. Per me è un piacere perché Barbara Pozzobon è nome di peso, no, nel fondo italiano. Bentrovata e buon anno, eh. Grazie, grazie, altrettanto. No, finalmente, appunto, come dicevi tu, dopo tanti, tanti messaggi, riusciamo anche a farci una chiacchierata, esatto. Così, tranquilla, rilassata. Esatto. Perché qui a Ostia bisogna un attimo tirare il fiato, perché, esatto, perché quanti caspita di chilometri fate al giorno? Tanti, tanti. E non è finita, perché poi andate in zona Livigno, come sì, funziona? Sì, sai, partiamo, andiamo a Livigno, collegiale premondiale, per poi andare a Doha. Senti, come trovi Ostia, cara Pozzobon, tu che arrivi da, dal nord, da quel nord-est, no? Pieno di bollicine? Sì, no? No, qui si sta bene, non c'è... Caldo, perché vi vedo sì. Tutti quanti, perché c'era oggi il vostro direttore tecnico Rubaudo che se ne girava in mutanda quasi, esatto. Perché fa... Fa caldo. Rispetto anche a su, ora che sono tornata a casa per Natale, qua fa molto più caldo. Beh, il fatto che ci sia anche tanta luce, tanto sole. Sì, poi c'è il mare, quindi si sta più che bene. Beh, tu poi, ci hai detto da una fondista. Esatto. Senti, allora, anno 2024 l'hai aperto qui a Roma, immagino, sì? Sì. Ma i pensieri sono tanti, è un anno, lo possiamo chiamare particolare? Rispetto a tutti i precedenti, perché c'è una concentrazione di eventi che... Sì, sì, beh, quest'anno è ricchissimo di eventi, di gare, quindi di sicuro non sarà un anno noioso. E si parte con Doha, esatto. Innanzitutto. E tu poi farai la? 5. Ecco, la domanda mia è questa, perché la 5 non è distanza olimpica, ma perché non c'è anche una 10 nelle tue braccia? Perché non mi sono qualificata. Ma in un futuro, cioè voglio dire, ci potrà essere l'idea di, cioè nel senso che... No, di sicuro quest'anno farò le altre gare di Coppa del Mondo nella 10 km, punterò a qualificarmi agli europei nella 10 km, questo sarà l'obiettivo un po' dell'anno. Perché poi il fondo si dice tanto, ma è quasi un terno all'otto, no? Perché sì, poi esatto. Non è che uno dice, vabbè, non ho fatto il tempo e allora... Ciccia, se quegli altri ti tagliano la strada, vanno avanti, sì, sì, vanno diciamo indietro. Che, cioè... Per fortuna o per sfortuna non vince sempre il più forte. Quindi... E questo sarebbe il bello del fondo, bello e non bello. Dipende. Il non bello del fondo, no? Sì, esatto. E quindi Doha è come la prima tappa, però arriva immediatamente, no? Ma tu sei già pronta mentalmente ad affrontarla? Sì, 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 certo. Beh, l'anno scorso avevo fatto proprio la 5 anche a Fukuoka, quindi non sarà più una gara un po' così col punto di domanda, sono consapevole di quello che posso fare e insomma vedremo. Beh, già la consapevolezza è una cosa importante, no? Esatto. Perché poi una nazionale femminile, tu la bridi e tutto è bella, posso usare con gli attri- con, non si può dire quelle cose là perché altrimenti ti dicono che non va bene dietro una donna, ma ci siamo, no? Sì, sì, ci certo. Siamo, anche perché poi ho notato una cosa, che siete un gruppo capitanato da Fabrizio Antonelli, che è il tuo allenatore, che è il vostro allenatore, bello, bello coeso. Se poi il nuoto è uno sport singolo, però l'unione fa la forza. Sì, sì, esatto. E ho guardato proprio l'altro giorno il film di quella signora che ha attraversato che ha fatto la traversata da Cuba a Miami. Sì, su Netflix. Sì, esatto. E alla fine del film diceva appunto che per quanto può sembrare uno sport individuale, se non c'è il gruppo, se non c'è una squadra dietro, non si va da nessuna parte. E qui succede proprio quello. Noi, cioè, tra donne siamo tante, perché ora siamo 7, siamo tutte molto legate, affiatate, ci facciamo forza a vicenda. Che poi sembrerebbe... Nonostante appunto siamo... tutte avversarie, perché facciamo tutte appunto dicevo gara. Quello, perché poi normalmente c'è sempre qualcuno che vuole fare la prima donna, il primo uomo, ma invece quello è il segreto, no? Sì, esatto. E quindi... Secondo me anche per lo sport che facciamo, che nel nuoto di fondo non è che c'è tanto spazio per le prime donne, perché comunque è uno sport di fatica, di lavoro, quindi per forza di cose se vuoi raggiungere certi risultati devi fare un certo percorso. Senti, la Bibi, ho chiesto
cosa vorrà fare poi nel futuro, perché poi uno pensa sempre, mentre fai tutti questi chilometri, penserai. Cioè, la Pozzobonna di domani la conosciamo, perché sappiamo che questo è l'anno. E poi dopo, cosa sarà di Pozzobonna? Cioè, nel tuo progetto, nella tua visione, il fondo arriverà fino a un certo punto, no? No, certo, quello sicuro. Poi ovviamente c'è, comincia un'altra vita, che è quella di tornerò probabilmente a casa. Ah, non ti fermi a Roma, perché si fermano tutti a Roma, nel senso che vedo che tra chi cerca casa, chi c'ha casa, Sì, che... no, però diciamo, ho tutta la mia famiglia, tutti i miei cari su, e quindi probabilmente tornerò su. Poi da qui a quando smetterò non lo so, possono succedere un sacco di altre cose. Però quello si vedrà dopo, Sì, penso esatto. che un altro giro olimpico si possa fare, no? Il doppio giro. Non lo so. Mi ha dato mendina questa, Vediamo, perché poi come perché sto io, come poi boh, dal prossimo anno penso di affrontare un anno per volta, sì, comunque. certo, poi noi buttiamo la cosa oltre l'ostacolo, però Sì. già questo sarà tutto. Senti, invece in vasca, in piscina, pensieri? In piscina comunque farò gli assoluti, mi piace gareggiare in piscina perché sono delle gare proprio senza pensieri, Mi quindi piace questa cosa del senza pensieri, sì, no? perché Meno stressanti. esatto, cioè, magari sono anche più faticose a volte, però vai lì, ti butti, fai un 1500, un 8 stile, quello che viene, viene, quindi a me Mi piace piace. questa filosofia. Quindi tu quando la sera vai a riposare, dormi sonni tranquilli, Sì. senza problemi, distrutti da tutto quanto questo grande movimento vorticoso di braccia. Ma senti, io innanzitutto ti ringrazio per essere Grazie. stata con noi per la prima volta con Swim Biz, ed è per noi un grande onore averti. E poi dire, propositi? Cioè, l'idea che ti sei fatta quest'anno, c'è un minimo sindacale, un massimo, voglio vincere tutto. Quello è il sogno di tutti. Quello è il sogno di tutti, no? Perché un tempo qualcuno era scaramantico, adesso si Vabbè, anche dice ora. anche Sì. ora, tu lo sei il Un giusto, po', il incrociamo quindi giusto, le dita, e quindi esatto. che Pozzobon parli per la libertà delle acque. Doha la conosci come percorso? L'hai già studiato? No, ancora non abbiamo messo niente. Ah, quindi così, all'ultimo momento si Meglio fa. così. Ah, meglio così, Sì. meglio non Siamo sapere, preparati a tutto. paura non avere, quindi. Esatto. Alla prossima con Swim Biz e grazie ancora. Ciao. Ciao, ciao.